A Strasburgo giovani di ogni nazionalità vengono ammessi ad assistere ai lavori dell'Assemblea parlamentare europea. A loro saranno affidate domani le sorti del continente. Questa prima sessione ordinaria dell'Assemblea si occupa dell'attività svolta nel 1957-58 dalla Comunità Europea Carbosiderurgica. Presiede Robert Schuman. È stato rilevato come la collaborazione fra la CECA, il mercato comune e l'Euratom contribuirà indubbiamente al miglioramento del tenore di vita degli Stati membri. Il presidente dell'alta autorità a Pinè ha riassunto quel che è stato fatto dalla comunità carbosiderurgica nel campo sociale. Intanto la commissione degli affari politici e le questioni internazionali presieduta dal senatore Guglielmone si era dovuta occupare della sede delle istituzioni europee. Dopo una lunga discussione è prevalsa la tesi italiana di proporre all'Assemblea il rinvio a giugno di ogni decisione. Come se gli altri guai non bastassero, sulla Francia si accaniscono anche gli incendi. Nel centro di Montmartre l'esplosione di un serbatoio di benzina di un garage ha polverizzato i 7 piani del sovrastante fabbricato. Un muro dell'edificio, crollando, ha ucciso 5 bambini che tornavano da scuola. 3 vigili del fuoco sono morti nella terribile lotta contro le fiamme. Ultime battute della campagna elettorale. Nella cornice di Piazza della Signoria a Firenze parla l'onorevole Tambroni. L'oratore ha affermato che il nostro paese ha bisogno di governi stabili e maggioranze sicure, perché nell'ambito della Costituzione sia assicurato un libero sviluppo sociale ed economico. Tambroni ha concluso che il responso delle urne dovrà costituire il migliore presupposto per degnamente assolvere i compiti che ci attendono sulla scena internazionale. A Genova, comizio dell'onorevole Lelio Basso. Il parlamentare del Partito Socialista Italiano ha sottolineato la visione profondamente classista del proprio partito. Riferendosi ai comunisti ha soggiunto che la politica unitaria consiste nella difesa degli interessi di tutta la classe lavoratrice. A Latina l'onorevole Covelli ha esposto il programma del Partito Nazionale Monarchico da lui presieduto. Ma ormai quel che è detto, gli uomini politici tacciono, attendendo l'ultima decisione, quella dell'uomo della strada, l'elettore. Ultimi bagli di stelle al Festival di Cannes. Martine Carol, sempre bella, bacia il marito Christian Jacques e poi dichiara di divorziare. E Gina Lelli, che romba il motor, arriva a Lollobrigida senza mariton. La Begun offre un cocktail nella sua lussuosa villa, sulla quale ha scritto il motto «Da Laga al milione di dollari». Sullo schermo volano le gru in un film sovietico e vincono. Proclamazione. Primi i russi con le gru, secondo mio zio Ditati. Fine.